Batman is the you. Ti vede l'immagine. Bellissimo. E la Federica mi ha mandato un quiz. Buongiorno, sono Manuel, alias Gordon e lo spaventapasseri. Speriamo mi sca qualcuno che mi piace, se no vi denuncio tutti. Anzi, solo tu Federica, perché te lo meriti. Andiamo avanti. Si è presa col pizzico di sbatta per mettere l'emoji di una matita all'inizio del titolo. Mi piace. Facciamolo, Rise of the Villains quiz. Siamo pronti a cominciare questo quiz. Cominciamo. A quale personaggio somigli di più? Sei un villain o fai parte del GCPD? Questa cosa mi mette ansia. Zan Zan. Come ti descriverebbero i tuoi amici? Quello simpatico del gruppo? No. Quello simpatico, non penso proprio. Dai, non sono strano io. Aiuto, non lo so. Indubbiamente quello timido. Perché non c'è mai la risposta, dovrebbero dirlo loro? Decisamente non ci sei sempre, ma quando ci sei ti fai notare. Quando ci sei ti fai notare, anche se timido, secondo me. Quali amici? No, vabbè, siamo esagerati questa storia del quasi. Quali amici? Ora sono indecisa, accidenti. Sto scherzando, non è vero. Quali amici? Alla fine si fa sempre quello che dici tu. Quello simpatico, no? Quello è Manuel. Quello simpatico del gruppo, ovviamente. Quello strano. Penso di essere strana. Sono indeciso tra quello a cui va tutto bene e timido. Mi descriverebbero forse... quello strano. Impulsivo. No. Quello a cui va tutto bene. Alla fine si fa sempre quello che dici tu. Leader, anche se sono la regista di questo corto, direi proprio di no. Il leader. Ecco, questa è la risposta che mi servisce. Io sono il leader del gruppo. O no, Shira? Chi è il leader secondo te? Io. Direi leader, ma non perché sono un capobranco, ma perché sono una mamma o un papà, dipende. Quello strano. Impulsivo. Se sei nei guai, come risolvi la situazione? Pensiamo quando sono nei guai. Oh ragazzi, sarà perché c'entra con la testa. Io faccio associazione mentale col football, ma direi Jay. Mi ci butto di testa a costo di farmi male. Ecco, anche questa non è una cattiva risposta. Vado distinto, palesemente vado distinto. Per un modo lo trovo sempre. Un modo lo trovo sempre per non risolverla. Io ci sguazzo dei guai. Di solito cerco di tenermela alla cara dei guai, solo che poi mi ci fico lo stesso. Ho un sacco di fortuna con la C io. Non ascolto nessuno, agisco come meglio credo, perché sono stupido. Non ascolto nessuno e agisco come meglio credo. Non ascolto nessuno e agisco come meglio credo. Beh, di solito sono quella che chiamano per risolvere i problemi. That's me. Sono la persona che chiamano per risolvere i problemi degli altri. E niente, io sono Mr. Wolf. Risolvo problemi. Però non so risolvere i miei. Penso sempre prima di agire. È la cosa migliore. Domanda numero 3. Scegli un animale. Oh, ma sono io, il Centeo. Oh, la mia amicetta. Gatto. Cane. Gatto. Quello sto cercando. Cane. Cane tutta la vita. Renna. Chi è che ha risposto Renna? Ultimamente c'ho una pizza per i serpenti, quindi serpente, anche se i gatti li amo. E il cane? Si vede? Sono molto offesa che non ci siano le lontre, perché è il mio animale preferito. A parte gli animali domestici, c'è la volpe. Pipistrello, non so perché mi piace. Prenderei il pipistrello, così, nel dubbio, anche perché un po' mi sembra il più giusto, vista la situazione. Gatto o la volpe? Devo dire giraffa, data l'altezza devo dire giraffa. Beh, gatto. Ti reputi romantico. Scommetto che Giulia ha risposto. Beh, no, vabbè, dipende. E su questo... Non credo nell'amore. Sì, colgo sempre l'occasione per fare qualcosa di carino per il mio partner. Sì, anche se... Nessuno capisce le mie battute, voglio andare con quella. Oh no. Manuel, se non metterei questa mi riterrò personalmente offesa. Sì, anche se nessuno capisce le mie battute. Risponderei sì. Ma spesso il mio romanticismo viene interpretato male. Poveri. Tipo un gatto che ti porta i topi morti. La risposta che preferisco è la risata. Non ho tempo per queste cose.
Sì, ma devi essere davvero speciale per me. Perché altrimenti no. Mi dà anche un po' fastidio. Ma io c'ho tempo per essere romantica, no? C'è troppa roba da fare, quindi non ho tempo per queste cose. Ma io mi reputo abbastanza romantico. Io sono romantica. Colgo l'occasione, insomma, per fare sempre qualcosa di carino. Colgo sempre l'occasione per fare dei pensierini. Per te la famiglia è importante? Ti vede l'immagine? Bellissimo. Guarda, guarda. Tenero. B. I miei amici sono la mia famiglia. La mamma che mi sta facendo un video non posso rispondere così. Biologica o famiglia che ti scegli? La famiglia prima di tutto. Ecco, appunto. I miei amici sono la mia famiglia. Vi venderei... Ecco. Vi venderei tutti al mercato nero se ne avessi l'occasione. Ok. Mia sorella, sì. Sto scherzando. Magari. Se qualcuno di voi ha scritto una cosa del genere, voglio che mi porti al mercato nero perché... Va bene. Sì, ucciderei la mia famiglia, ucciderei per la mia famiglia. Oggi leggo proprio male. Non ho una famiglia. Batman, is that you? Non ho una famiglia. Ah, e l'accendiamo, che è sì sempre. Sì sempre, ovvio. Non leggo neanche le altre risposte. Sì, la mia famiglia prima di tutto. Sì sempre. La mia famiglia sono i miei colleghi. Oh mio Dio, calmati Gordon. E come ultima risposta... Fede, io voglio sapere se qualcuno risponde, per favore. Ho scelto in caso non fosse chiaro. La mia famiglia, prima di tutto. Sì, ucciderei per la mia famiglia. A volte ucciderei anche la mia famiglia stessa, però ucciderei per la mia famiglia. Sono fastidiosi, ma sono per sempre la mia famiglia. Ah no, mia mamma guarda questo video. Sì, ucciderei per la mia famiglia. Sono fastidiosi, ma sono per sempre la mia famiglia. Cosa fai quando sei giù di morale? Uccido qualcuno? No. Piango nel letto, rannicchiata, tutto il giorno. Trovo un aspetto divertente, no? Guardo Rise of the Villains. Non c'è come risposta. Faccio una passeggiata, non esco mai di casa. Ballo, mangio, disegno dovrebbe essere una risposta unica. Ballo, questo forse, perché insegno ballo. Faccio quiz come questo. Sono indecisa tra prendo una pizza. Prendo una pizza. Adesso si è creato quel mistico maleficio per cui ho voglia di pizza. Mangio, ma anche questo. Piango un po', ma poi mi rimetto in sesto e il ballare, perché sono tutte cose che faccio. Disegno, dai, ultimamente disegno. Pulisco le mie armi e ne ho parecchie. E se facessi tutte queste cose? Che io faccio tutte queste cose assieme. Eccetto pulire le armi, che non ho. Non ho armi, mi dispiace, non ho porto d'armi. Trovo l'aspetto divertente mentre faccio quiz. No, i quiz è l'unica cosa che probabilmente non faccio. Pulisco le mie armi, bisogna sempre lavarsi le mani. Passo il tempo col mio animale domestico, che è il mio amico, e mangiamo la pizza mentre balliamo. E intanto piango, quello piango sempre. Di cuore ballo. Mi piace cantare, questo non c'è. Bravo. Questo testo l'ho creato nell'ottobre del 2020. Non mi ricordo le risposte a cosa corre... Cioè, alcune sono evidenti. Non ho una famiglia. Altre non mi ricordo assolutamente che cosa siano, ma sto rispondendo con sincerità. Non c'è il cane. Dove cazzo l'ho letto il cane? Sono stupido. Io faccio tutte le cose. Passo del tempo con il mio animale mentre mangio. Passare del tempo con il mio animale domestico, perché io la mia gatta la amo. Diapositiva della mia gatta. Come vedete, il mio animale domestico è sempre con me. Passo del tempo con il mio animale domestico che non ho. Dov'è? Qua. Dov'è quello col cane? Trovo un aspetto divertente anche nelle piccole cose. Ah, qua l'animale domestico. Non so più leggere. Piango un po', ma poi mi rimetti in sesto. Passo del tempo con il mio animale... animale, ascoltate. Animale, ma che cazzo ho oggi nel cervello? Mangio. Vado più per il mangiare. Tra tutto questo direi pulisco le mie armi. No, scherzo. Trovo un aspetto divertente anche nelle piccole cose. E sono serio. Trovo un aspetto divertente anche nelle piccole cose. Ti piace la vita da ufficio? Che foto del cacchio. Ma sono io stesa su un tavolo. Ehi. Certo. Assolutamente sì. Assolutamente no. Io vado ancora a scuola. Non sono un lavoratore. No, sono troppo creativo per queste cose. Io ho scelto un lavoro dinamico che non comprende l'ufficio. Se avessi una vita d'ufficio... Stendo scherzando, no, sono troppo creativo per questi casi. No, sono troppo creativo per queste cose, questo sì. Ma troppo per aria per una vita sedentaria d'ufficio. No, sono troppo creativa per queste cose. Sì, mi sveglio anche prima di essere lì prima. Io prima di tutto.
Dai, se fa parte del mio lavoro non mi dispiace. Io credo, spero e mi auguro di essere creativa, però sono anche dell'idea che la pre-produzione e la post-produzione siano molto importanti. Starei scherzando, spero. E questo lo seleziono, senza leggere altro. La risposta però che darò in un futuro prossimo sarà la... Starà scherzando, spero. Se per ufficio intendi camera mia, sì, bella questa risposta, mi piace. Se per ufficio intendi camera mia, sì, perché questo è letteralmente il mio ufficio in questo momento, quindi... Fa parte del mio lavoro, io mi trovo bene nel mio ufficio, non mi dispiace. Riusciresti a sopravvivere a un apocalisse zombie? Ehi, non scherziamo. Ma sono sempre io che picchio cose. Sì, senza leggere le risposte, sì, però leggiamo le risposte. Eva, tu ci riusciresti? Se mai ce ne dovesse essere una, io mi rinchiudo nel mio bunker segreto e non esco più, vado nella Batcaverna comunque. Non lo so, non lo so, aspetta. Sì, mi scambierebbero per uno di loro, sì, senza trucco è sicuro. Sì, la mattina sì. Sì. Ma prima li apro in due. Sì, li apro in due. Li spiezzo in due. Ecco, questa risposta mi piace molto. Poi adesso che so picchiare forte, ho picchiato. Inciamperei e morirei. Sono perfetta per una apocalisse zombie. Per gli zombie. K e la accendiamo. Sono indistruttibile. Sono indistruttibile. Ho trovato la mia risposta. Io sono indistruttibile. Sì, li guarderei dall'alto sicuro. Mi piacerebbe pensare questa cosa. Assolutamente sì, mi divertirei anche. Come Shaun of the Dead. Mi divertirei pure, non cado proprio. Quando troverei qualcuno che lì fuori fa tutto per me, esatto. Ah no, che lì fa fuori per me. Che cazzo è? Non ce n'è una abbastanza catastrofica per quanto male io morirei in un apocalisse zombie. Quindi diciamo soltanto, ma se non so nemmeno allacciarmi le scarpe, anche se io comunque vi confermo che so allacciarmi le scarpe. Non so allacciarmi le scarpe. No, scherzo, ho imparato qualche anno fa. Se me ne lasciarmi le scarpe è la più divertente. Sì, bisogna non pensarci, esatto. Sì, non ho mai avuto dubbi a riguardo. Ma direi assolutamente sì, mi divertirei paura. Sì, perché avrebbero paura loro, lui, lei, avrebbero paura loro di me, quindi non riuscirebbero nemmeno ad avvicinarsi, of course. Ho sempre pensato di riuscire a sopravvivere per il semplice fatto che tanto li metto sotto con la macchina e mi divertirei un sacco ad ucciderli. Non riuscirebbero nemmeno ad avvicinarsi a me. Se dovessi scegliere tra i villains e i GCPD, cosa sceglieresti? Ciao, dobbiamo davvero farcela questa domanda. Palesemente i villains, perché anche se sono villains, sono uniti e capisco le loro motivazioni. Sceglierei tutte perché sono i miei figli. Se dovessi tirarmi fuori da questo aspetto tecnico e fossi una persona esterna a tutto ciò, scelgo la libertà e nessuno di voi può darmela. Se c'è del cibo per me è indifferente. Villains, troppo drammi nel GCPD, allora, no. No, sono un villains, nel cuore, devo dire villains. Villains, ti rispondo solo così. Sto bene dove sto? GCPD, immaginami mentre lo urlo. Manuel, questa è per te. Voglio che mi mandi un messaggio proprio in privato mentre lo leggi. GCPD! GCPD! Sceglierei anche la polizia. Sicuramente. Così posso uccidere Gordon. GCPD! No, scherzi a parte. Preferisco agire da solo. Preferisco agire da solo. Ma preferisco agire da solo. Preferisco agire da solo. Io sono troppo buona per far parte dei cattivi. Magari non sto bene dove sto. Mi dissocio. Ma i tre villains! Cosa faresti se qualcuno dovesse fare del male alla persona che ami? Oh my god. Lo ammazzo. Lo uccido palesemente. Cioè, ma... Ah! Lo uccido. Dovrei trovarmi nella situazione. Lo uccido. Non leggo neanche le altre. Scatenare la bella che in me, probabilmente sì. Vorrei evitare di finire in carcere così giovane. Farei di tutto per rovinargli la vita, subdolamente anche. Farei tutto per ottenere la mia vendetta, se proprio vogliamo essere drammatici. Guarda, non arriverei a tanto solo perché appunto sono buona. Lo uccido. È più forte di me. Vabbè. Lo farei sembrare un incidente. Se morire diventa fare un infarto, direi combatterei fino allo sfinimento a costo di morire / fare un infarto. Mi esploderebbe un capillare nell'occhio e andrei in giro per una settimana con un occhio rosso. Scatenerei la belva che è in me. Sì. Credi nell'amicizia? You got a friend in me. Ho pochi amici fidati. Sì, ho pochi amici ma preziosi. E alcuni siete voi. Ho pochi amici fidati. Direi che ho pochi amici fidati.
Credo nella gente che rimane nel momento del bisogno, perché sono i momenti in cui capisci chi c'è davvero. Sono tutti bravissimi a parlare, ma nel momento del bisogno ci sono le persone che contano. Credo nella gente che rimane nel momento del bisogno. Ma sì, farei tutto per aiutare un amico. Sì, amici preziosi. Sì, amici preziosi in realtà. Sì, anche se in passato ho commesso degli errori, perché tutti sbagliamo, no? Sì, anche se in passato ho commesso degli errori. Sì, farei di tutto per aiutare un amico. Ah, c'è la mia foto! Io Gordi. Saresti capace di combattere contro il nemico? Ovviamente. Una donna dalle mille risorse, io. Più che combattere, farlo piangere. Che non so. Qui sappiate che darò la risposta ovviamente più power di tutte, anche se non la penso, che sia chiaro. Barando, sì. No, ma serve di difendere chi amo, sì. Io sono una patata, io non combatto veramente, ragazzi. Sono sempre pronto. Ho mille risorse, quindi sì. Sì, ho mille risorse, cioè nel senso combattere sono capace, cioè almeno fare a pugni. Non sono atletica quanto Angelica, forse una volta. Io ho solo 30 anni, parlo come se ne avessi 80. va bene Fede. No, ma se serve a difendere chi amo, sì. Molto neutrale e puro come comportamento, penso. Sono sempre pronta. Sì, dai. È difficile questo quiz. Onestamente, no. Ma se sono costretta, allora non vedo alternative. Non vedo alternative. È quella la risposta Batman? Non lo so. Sì, ho mille risorse. Sarebbe mi alleno da una vita. Ma come ho promesso all'inizio della domanda, risponderò... Sono sempre pronto! Scegli un posto. Un museo. Ovunque ci sia chi amo. Siamo romantici in sto quiz. Tutto bene. Circo. No, non è quella risposta Batman. Ah no, Batcaverna. Non è meno dire circo. Io rispondo Batcaverna, ma perché ci ho sempre pensato alla Batcaverna. Davvero ragazzi, ve lo giuro, non sto scherzando. Perché non c'è Hogwarts? Batcaverna. È una tentazione, ma direi un posto abbandonato da esplorare. Pizzeria. Pizzeria. Casa? No, siamo rimasti troppo a casa. Io non ce la faccio più, sto impazzendo. Vedo i draghi, sento le voci. Il mio posto è la Batcaverna. Mi dispiace, mamma, io mi trasferirò lì. Anzi, casa. Sono sempre a casa, quindi preferisco stare a casa. Anche se casa sta cadendo a pezzi, rimane sempre casa. Qui siamo indecisi tra la pizzeria e un hotel a 5 stelle. L'hotel a 5 stelle la pizza ce l'ha. Sono una persona da posto abbandonato da esplorare, per quello abbiamo girato il primo mondello, che abbiamo esplorato quel posto abbandonato e abbiamo deciso di girarci qualcosa. Un posto abbandonato da esplorare, lì sono i posti più divertenti. Come il manicomio, quello era divertente, quello era un bel posto. Secondo voi? Non ve lo dico. Io oggi. Fammi fare una cosa, perché ora mi prenderete in giro tutti, ma io rispondevo andando avanti. Basta cliccare la risposta davvero. E me ne sono accorto. Adesso lo rifaccio velocissimo. 3:28 a.m. 3 weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Ok, fatto. Domanda 14. Sai mantenere un segreto? Io mi faccio molto gli affari miei. Ok. Dipende, se va a danneggiare qualcuno, no. La prima è una risata. Vabbè. Palesemente, perché io ho i miei, quindi... Sì, visto che ne ho anche io di segreti, ne ho parecchi. Sono io quello con i segreti. Sì, me li porto nella tomba. No, non lo faccio apposta, sono cazzate. Se lo dici lo fai apposta, lo dici apposta, non è che lo dici apposta. Sì, anche quelli che non dovrei tenermi per me. Tendenzialmente sì, so mantenere un segreto, ma se va a danneggiare qualcuno a cui tengo, no. Sì, mi sa che dipende da chi me lo rivela. Dipende da chi me lo rivela. Dipende da chi me lo rivela, diciamo così. Generalmente non dico le cose degli altri, se sono importanti soprattutto. Scegli un'arma. Sono io l'arma. Manie di grandezza.
Scegli un'arma, River. Qualsiasi cosa mi capiti io la tiro. Funziona così. Qualsiasi cosa mi capiti io tiro. Ella. Non so, un'arancia, una mela. Tutto può diventare un'arma. Odio le armi, mi fanno schifo. Le odio. Pistola, mani, quello che serve. Ok, già ho visto che non c'è una katana, è quel che stiamo cercando. Mi servono le armi. Darò una risposta alla Bullock, che è l'HE, ma per forza non possiamo, che ne so, andare a mangiare un po' di sushi. Io sono sempre disponibile per il sushi. Io risponderei questa lo stesso, però non sarebbe reale. Non voglio tanto il sushi. Jules, ti penso. Quella è da leggere. Ma per forza non possiamo, che ne so, andare a mangiarci un po' di sushi. Sushi, sushi, vegano. Ma ho una bella collezione, dipende dall'occasione. Andrei sulla pistola, però vabbè, in realtà qualsiasi cosa va bene. Quindi pistola, mani, quello che serve. Un bastone a caso. In realtà pistola, mani, quello che serve. Tutto ciò che è un'arma. Non mi sporco le mani io, faccio fare tutto ai sicari. No, io direi non mi sporco le mani. Pensi di poter sopravvivere in questa serie? Assolutamente sì. No. Me ne vado. Hai dei dubbi? Che senti? No, povero. Mi dispiace che sia. Beh, che domande. Sì, proprio secco, sicuro. Ma la mia morte sarà spettacolare. Un tripudio di micette. Beh, siamo arrivati a questo capitolo, no? Cioè, una manina alzata sul poter sopravvivere? No? Non vi dico cosa seleziono. Scoprirete solo guardando la serie. Mettete una musichetta sotto queste risposte perché è troppo figo. Forse no, ma se dovessi morire sarà per una giusta causa. Troppo figa sta risposta, davvero. In realtà devo sopravvivere, se no Gotham crolla. Spoiler, sì. A stento. Tan tan tan. Ho le mie armi nascoste. Ma allora, se dovessi ragionare come il mio personaggio... Andiamo avanti, ragiono da Federica, quindi ragiono da Anna. Direi sì, ho le mie armi nascoste. Io lo intendo in senso figurato. Armi tipo il cervello, i miei metodi, le mie cose, sì. Forse questa, forse no, se dovessi morire sarà per una giusta causa. Probabilmente no. Probabilmente no. Ma la mia morte sarà spettacolare. Eh? Oh, siamo alla fine. Dopo questa risposta mi dice invia. E quiz completato. Emo? Vediamo cosa esce. Era l'ultima domanda. È finito. Siamo pronti? Vediamo il risultato finale. Vediamo chi sono. Sono uno spaventapasseri. Sei lo spaventapasseri. Diciamo che ci sta, ecco. No, Che basta. Sono lo spaventapasseri, vedi un po' te. Sei Zatanna. Se vi faccio lo sguardo misterioso. Scherzo. Sono Harley Quinn. Bella storia. Chissà Giulia cosa è venuta fuori. Se lei viene fuori enigmista, top. Però non viene, sono sicuro che non viene. Oh, ma sono io. Look, it's me. Oh my god. Sono Harley Quinn. Ma com'è possibile? Sono Harley Quinn. Vero? Il mio riso. Pazza sei pazza. Chissà chi è che viene enigmista del cast. Sei enigmista. Sei James Gordon. Quello sono io. Sono Catwoman. Adoro Catwoman. Sei Batman. Bruce Wayne. Sono io. Qualsiasi cosa faccia mi dispiace. Amo questo quiz, adesso lo rifarò 600 volte con 600 risposte diverse perché voglio vedere cosa viene fuori. Vabbè ragazzi, ditemi voi adesso. Alla prossima. Alla prossima. Miau. Quello sono io.
Harley forever. Harley's out. Io auguro a tutti un buon anno e se volete fare questo test, scoprire chi siete, i link sono qui sotto. Non dimenticate di seguirci.